cosa. E desideri fare. Vabbè, solite cose. Mi sta venendo in mente che in realtà, prima di proseguire, magari in effetti potremmo fare un giro da scultore. Per il discorso della spada che abbiamo trovato. Tanto ci impieghiamo poco. Ti serve qual... Infatti, allora... No, non è quello, comunque vabbè. Dove era messa? Qua? Ok, c'è la versione migliorata. Che consuma le difese nemiche e applica l'alterazione di stato veleno. Quindi danneggia la postura nel tempo. Durante la combo, se prendi il pulsante quello di attacco, con la spada che cambia la combo attuale. Questo attacco ti permette di ruotare di lato e schivare gli attacchi. Insomma, per non impazzire, premere B. Comunque a parte quello, poi c'è questa, quella performante. Infliggeranno danno in vitalità, posture dei nemici anche separati. Anche separati. E questa invece produce una nebbia velenosa a ogni fendente. Qua manca ancora quel materiale lì, la kunai fantasma, e qua manca qualcosa, e magari quella lancia che, di cui parlavo. E qua comunque adesso possiamo vedere questi. Le sue lame benedette danneggiano pesantemente la vitalità e postura dei nemici, anche se bloccati, senza mai rallentare. I lapislazzuli. Questo è la della zulita, abbiamo visto. L'ascia di lazulite. Il suono della lama che va a segno produce comunque anche ingenti danni. No, infligge danni. Questo era. Danneggiano pesantemente. Questa infligge danni anche ai nemici in guardia. Il suono della lama che va a segno produce un potente riverbero in grado di dissipare le illusioni nemiche. Vabbè, servivo con la falena. La canna sputafuoco, benedetta dai lapislazzoli, infligge danno a un nemico in guardia, danneggia anche i nemici spettrali con la sua intensa fiamma viola. Non assegna però alcuna alterazione di stato ustione. Le sacre fiamme della lazulite sono divine e purificano anche l'odio più radicato. Tutti questi richiedono i lapislazzoli, immagino che si chiamano, sì. Vabbè. Potenziare qualcosa. Queste lame affilate e penetranti non rallentano dopo aver colpito il nemico. In che senso non rallentano? Posso danneggiare la vita? Ok. Non mi sembra che ci sia niente di allora, essenziale per adesso. Ti ospiterò quando vuoi. Vediamo un attimo lui. Ehi là, non so essere. Borsello pesante volendo. Però dobbiamo vendere qualcosa. Qualcosa inutile. Non so, tipo questo, per esempio. Scherzo.
questo, quando siamo 5,40 basta 2. Meno ce lo teniamo da parte. Alla prossima, amico. Ok, torniamo là. Facciamo questa prova di buttarsi. Comunque qua c'è questo, ma che non mi sembra un senza testa. E là sopra ci sono degli oggetti. Anche lì c'era un oggetto. Di qui si andava. Sentite un altro di rumore? Ah, qua. Mi sa che lì siamo venuti. Ah, ok, qua dove c'era il guerriero su cui siamo arrivati in testa. E quindi lì là. Non si vede bene, ma se potrebbe sembrare una specie di discesa, ma chiaramente se mettiamo piede lì mi sa che questo si attiva e non mi pare che siamo attrezzati o non sembra senza testa, ma non sembra, ma comunque ha tutto qualcosa di del terrore, quindi anzi c'ha delle sfere. Ma in realtà noi adesso avremmo questo. Previene i danni da nemici spettrali, però non se ne parla. Comunque mettiamo su questo per il posto dove stiamo andando adesso. E abbiamo la Sabimaru. Col grilletto. Qua magari c'è qualcos'altro, non abbiamo mai provato questo. Proviamo questo. Beh. Niente, adesso facciamo un tuffo e vediamo un attimo com'era qua, perché l'altra volta mi sono fermato a un piano. Via. Uno. Basta. Eravamo fermati al primo o al secondo l'altra volta? Un secondo. Uno. Forse erano già atterrati al secondo l'altra volta. Mi sa che qua c'eravamo già stati. Sì. Sì, c'era quel qua. Che però allora. Vabbè, riposiamo. Allora un attimo. Vediamo qua cosa succederà, quante volte devo morire di nuovo. Là c'è un oggetto, anche là sopra c'è un oggetto, bisogna buttarsi giù da là.
anche là. Quei alberi non sono tipo quelli con la scimmia, che come con la scimmia guardiana là, che potevamo agganciarsi. Ah, c'è uno. Si attiva. Ma che danno? Si può agganciarsi. Ah no, c'è il fermento. Ah, ma spara anche così. Dicevo. Ah, ma ce n'è uno anche là sopra. Comunque sì, si può agganciarsi a queste cose. Sì. Questo non l'abbiamo mai provato. Non ce n'è più nulla, sta è tossica, proviamo a vedere cosa fa. Lo agganci per favore. Ecco, magari. Suo fratello, questo qua l'avevamo fatto con gli cimongi. Non l'ho visto che avesse con. Stanno malissimo. Ma che palle! Mi ha fermato. Com'è, cos'è che ha fatto? Sembrava che mi avesse trattenuto. Vabbè. Ok, primo tentativo dato. Grazie, grazie. Ma che cavolo, ma si può toglierti il 60% di vita? Non mi piace quella posizione lì, però, perché me le becco tutte e due, dai. E se proviamo ad andare su là? Ah, che vabbè, non si è accorto. Ma santo cielo. Ma no! Ma come cavolo fa a avermi beccato da là? Perché è qua sotto?
E l'altro? Ah, guarda cosa c'è qua. Allora. Compressa, ma intanto si ricorda che esistano. Vederci. Ok. Ma non è di lì che volevo andare. È sempre che è limitato dal finire le animazioni, questo faccia di M. Guarda, sì. È assurdo, io schiaccio, ma lui non lo accetta. No, non è quello che devo fare. Cioè, è un continuo di ricordarsi che deve finire l'animazione precedente, perché se no non la fa. Non fa quello che tu gli chiedi di fare. Vediamo se questo riusciamo a cogliere su. Ah, c'è quello là sopra, chiaramente. Vediamo se riusciamo a meno uccidere questo. Me lo prendi, per favore? Ah beh, lui è corregge però il punto. Ma che palle! La telecamera! Mamma! Schiacci questo, gira, va. Lasciamo perdere, insomma. Sono più problemi con quella telecamera qui che altro. Magari non lì. Cos'è sto rumore? Pare che possiamo in effetti, se sale magari è meglio, però in effetti non sembra un grande dramma.
colpo la sparo nera. Vabbè, non continuo, c'è veramente telecamera che non perde il focus. Poi magari non si vede nel registratore che faccio io, perché quelle magari sono appunto i round falliti e li taglio, però succede continuamente. Lo fa tipicamente, a parte quando c'è la struttura in mezzo, ma o struttura in mezzo o struttura in mezzo per poi dire tra l'altro, o perché la telecamera va indietro contro un muro, si alza l'inquadratura, pum, smette di inquadrare, poi tu premi e fa la giravolta che faceva là, siccome non ha agganciato nessun target fa il 180, solo che tu l'hai premuto non per fare il 180, tu l'hai premuto sperando che agganciasse l'avversario, per cui ti fa il 180 comunque. Come cavolo si fa ad andare là sopra, a meno che non è un da parte di un giro diverso, forse. Oh, adesso sicuramente non andiamo a riposare, perché voglio dire, se troviamo un altro idolo magari. Basta che non incontriamo un boss invece. Vediamo cosa c'è finalmente di qua. È un tizio. Oh, proviamo ad andare su un attimo. Poi mi scuso di nuovo se mi sono arrabbiato, ma capita che magari sono sempre lì lo scontro decisivo, non è solo peggiore magari, ma invece è anche quello in cui mi incavolo. Capitano queste cose, no? Perché a un certo punto si può perdere la pazienza. Ok, questo. Beh, direi che quello è un boss. Ecco, poi se ne evitassero magari fare queste sequenze in cui mini boss boss. Tra l'altro, in che cose non metto quadro? Cioè, l'altra scimmia l'abbiamo beccata in un territorio vastissimo, che volendo non bastava quando nella seconda fase. Oh, un nemico, però possiamo parlarci. Io cosa ti ha fatto questo? Grosso scimmione. Il collo. Beh, direi che se devo provare ad affrontarlo prima, purtroppo mi sono tornato indietro. Bisogna per forza riempire le fiaschette almeno. Dai. Ma perché qui non c'è niente invece per salire? Ma se me l'ha beccato? Oh. Vabbè, in teoria dovremmo poter schivare tutto, no? Certo che deve essere qua a 5 punti e rischiare di perderli tutti. Mi sa che io vado a farmare un attimo, almeno mettere a portarli a casa questi. Dai, ci rivediamo tra pochissimo, che per voi è nulla. Rieccoci, dunque ho incassato il sesto punto, però mi è venuto in mente che c'è la moneta anche,
Siccome abbiamo comprato un po' tutto quello che si poteva comprare, anzi tutto quello che si poteva comprare di importante, dai borselli eccetera, dal venditore, quello dallo scultore, ho pensato che sarebbe meglio fare un giro anche dagli altri mercanti ed è meglio mostrare se c'è qualcosa compro o quello che magari mi dicono qualcosa di nuovo, non lo so, quindi è meglio registrarlo, diciamo. Quindi partiamo da questo qua, che c'era qua, che è un po' che non veniamo, tra l'altro. Ehi, brav'uomo! Ho scoperto cosa vogliono i samurai. Dici sul serio, brav'uomo? Già, sembra che siano a corto di sale. Sale, dici? Si mette sul cibo, certo. Ma serve anche a purificare le salme e disinfettare le ferite. Quando i cadaveri marciscono, le malattie si diffondono rapidamente. Tutti cercano sale. Significa... è arrivato il momento di incassare! Il sale serve a tanto. Se vendi tu il sale? Il karma non se la prenderà con me se lo vendo con un piccolo sovrapprezzo. Bene, la cosa è decisa. Adesso andiamo a procurarci del sale. Andiamo. Vero, grazie mille, brav'uomo. Vabbè, quindi abbiamo fatto bene appunto registrarlo. Cosa che aveva? 5 borselli leggeri ancora. Ah, ecco dove era il famoso kunai fantasma. C'era lui. Non mi ricordo. Cioè, questo è stato il primo che abbiamo incontrato. 3000. Beh, allora un attimo. Alla prossima volta, bravo. Ah sì. Ce la facciamo, no? Il pesante mi pare che è 500. Quindi sono 2000 quelli. 2938. Sì, 500. Per un niente. Settanta servono, ma vabbè. Allora, ok. Adesso però mi sa che... prossima volta, brav'uomo. Vabbè. E poi ha 5 borselli, abbiamo detto, allora, no? Quindi devo ricordarmi. 5 borselli leggeri. Ah. Alla prossima volta, brav'uomo. Se venderò a È ora che lo aggiorno l'inventario, eh? Questo, poi dato che ci siamo, fare un refresh così almeno mi riguardo il video, visto che lo tengo da parte, ogni tanto mi riguardo le cose, raramente, però può capitare. Andiamo un attimo a questo, ma questo come strumento aveva la castagnola, ma cos'è che altro ha? Penso che abbia dei borselli di sicuro. Anzi, dato che siamo qua, facciamo un... come si vede appunto poi il... tutte le mappe vengono... perlomeno tutte quelle che abbiamo conosciuto finora vengono aggiornate con la nuova luce. Qua siamo sicuri che non c'era assolutamente niente. Qui non si possa dire su quella casa lì, no? Vabbè. Andiamo a vedere se c'è di nuovo... all'ingresso della forra c'è movimento vicino al santuario della grande serpe. Il tengo deve badare i ratti.
Gente, è stata noi. Sekiro all'ingresso della fora c'è movimento vicino. Ah, non l'ho visto questo. Oh, sei sopravvissuto. Dunque quel maledetto Gyobu è cadavere finalmente. Questo non cambia niente, sai? Ci saranno altre guerre, altri cadaveri, e imperverserà un odio atavico, profondo. Dove si riverserà tutto quell'odio? Non ci hai mai pensato? Pare di no. Non ci hai pensato. Per questo ti compatisco. Come compativo lui. Allora vattene. Che aspetti? Non ascoltare quella megera. La guerra non finirà. E anche i tuoi doveri non cambieranno mai. Cos'è? C'è stupimento di personalità. Non serve a niente. Allora va. Non ha. Ho detto, ah, abbiamo trovato qualcosa. È inutile. Devo anche fare una cosa che non faccio, cioè guardare se ci sono pareti che si. Pareti con sul. Vabbè. Grande soddisfazione questa vecchia. Vediamo cosa aveva questo. Ancora quello. Dunque, polvere. E ancora due borselle pesanti. Ok. Possano ide. Poi ce n'è ancora, mi sembra, no? Di negozianti o. Dov'è? Devo fare mente locale. Niente, torniamo qui per il discorso della. Però mi sa che vorrà dei soldi adesso, perché non è uno strumento iniziale quello, sì. Ti serve qualcosa? E a lui non gli diamo niente, quindi. Era da dare a culo, non mi ricordo, quella cosa che abbiamo trovato recentemente. Infatti è solo. Ok. Però prima bisogna fare questo. Quando viene lanciato mette un suono che genera farina. Ok. Segue i nemici e infliggono danni anche in caso di guardia. Vabbè, niente, non. Allora sarà per. Vediamo sta scimmia, ma sono molto molto preoccupato. Guarda che forse possiamo anche evitare di. Basta farci una corsetta in teoria. Ah, ecco la sopra che ci ha visto, vabbè. Dunque, prima di buttarci giù e di andare. Vediamo. Non so se assomiglia all'altra.
andiamo. Andiamo alla castagnola. Questo non credo che serva assolutamente. Questo in realtà faceva impazzire, l'ha detto, no? No, fa infuriare, sì. Tra nemici. Va. Così non facciamo una piana gol in più. Lasciamo questo. Una barra comunque se della vita, tra l'altro stavo guardando, ma che se deve arrivare fino in fondo siamo a 52%, una roba così. Vabbè. Che ci fa appoggiata a mal di testa, non sta bene. Non c'ha la testa. Oh, quindi quella cosa lì non c'era. Oh, ma non bastava la prima parte. Vabbè, questo mi trovo. Ecco, vabbè. Trovo un po' banale che mi fai rifare questi boss in situazioni peggiori, perché... perché in realtà questa è una stanzina. Cioè, no, un po' più di fantasia. Allora. Mettere su lì. Ah no, sì, c'è il cimoncino doppio. Ah, ecco, cioè ho appena finito di dirlo. Vedo che ha accettato. Questo ovviamente non mi fa. L'altra volta non ce l'ha preso. Mancava questo. Ma che palle. Ci protegge? No, non credo. Parlavo dell'ombrello. Quarta Yeah.
in realtà è di nuovo una di quelle cacate che fa che si avvicina. Io non volevo andare vicino a lui. Non so esattamente la base su come funziona una cosa qua. Ci deve essere un frame preciso in cui lui interrompe quella. Questo è uno dei momenti migliori in teoria per attaccare. Dai. Ma l'ho schiacciato, ma cavolo, è sempre perché è in mezzo in un'altra animazione, sempre quel discorso lì. Sta facendo un'altra animazione. Ma no. Facendo un'altra animazione, quindi non gli sta bene che tu gli inserisci un frame diverso che lui non prevede. Sempre lì. Ma no, sono troppo distante, sono stato. Adesso cosa succede? No, di là. No, usiamo una compressa, eh? Che cosa? Vieni. Ma che cavolo? Boss e mini boss in una stanza. Fatene tre la prossima volta in una cabina. Voglio la cabina telefonica. No. Bisogna tenere d'occhio uno e l'altro. Occhi. E se ne scappa pure via. Ah! Via. È caduto, cioè si è girato in volo chiaramente, perché era girato da un'altra parte, però sicuramente il boss è girato in volo perché doveva beccarmi in atterraggio, chiaramente, ovviamente. Ma che palle, dai, ho già sprecato tutto. Adesso vai, certo. Via. Cioè, oh, io sono andato via. Dai, becco. Ho paura. Allora. Scelta giusta da darne. Che stronzi, sì. Non so via. Non so dov'è l'altro, però. Via. Ah, va, è andato da lui. Dai. Porca
miseria. Sono qua, mi tremano le braccia. Vai! Vai che sei morto tu! Miri, dai a me. Ecco, sei un bastardo, cavolo. Fammi finire l'animazione. Oh, questa è una nota di fortuna proprio. Adesso come mini mi attacca. Via, 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 via. Allora, cerchiamo di tranquillizzarci per questo. Mi sembra che faccia più o meno le stesse mosse. Ok, qua fa questo. Vattene, vattene, vattene. Adesso. Però sto venendo qua, eh. Basta, posso non so usare un confetto, ma... Però il problema è che c'ho il cuore a mille in questo momento. Se n'è andato. Dai, tirano giù. Dai, non si è messo a sfruttare il momento. Via, 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 via. Quando sei in mezzo al corpo... è pesante tenere la concentrazione per me così tanto. Via, via, via. Oh, gli ho interrotto! Via, 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 via. Ma che... perché stava così basso? Mi ero... devo aver premuto per sbaglio la seconda volta. Cavolo di cosa. Esecuzione Shinobi, allora cosa c'è là adesso? Oh. Ma cioè, voglio dire, ma cos'è? Poi si chiamava uguale, cos'è? È proprio lei, è ritornata lei? Ricordo una formidabile battaglia con un formidabile nemico che induce nella mente prega un idolo. La scimmia guardiana senza testa era un'enorme bestia afflitta al potere degli immortali. Basta? 4. Due grani rosario, ci ha dato, ok. Ah, la mamma. A non più vederti, spero. Immortalità recisa. Scimmia guardiana, immortalità recisa. Ah, aspetta. Ninjutsu di concessione. Una tecnica ninjutsu che avvolge una spada nel sangue della vittima estendendo la portata dell'arma. Ah, vabbè. Scoperta dal lupo dopo aver decapitato un nemico con la lama mortale. Può creare una spada maledetta con il sangue versato. È simile alla lama mortale, ma non può uccidere gli immortali. Ma non può uccidere qui? Si attiva, ah, dopo un colpo mortale alle spalle. Sì, è un ninjutsu, ok, sì. E adesso? Siamo arrivati qui in fondo per far cosa? Non si può salire.
Ah, sì. Allora. Dunque, migliori attributi fisici. Il fortino della foro è controllato dagli occhi serpenti. Sono ancora agitato, ve lo dico. Sarà che ha bevuto il caffè. Non lo so. È metà adrenalina anche quello, quindi. Un gruppo di. Dunque, è controllato dagli occhi serpente. Un gruppo scelto di donne capaci di colpire bersagli distanti con potenti cannoni e vista eccezionale, si abbiamo notato. E ok. Io ho la forza attacco. Ok. La scimmia guardiana condivideva la sua tana con una compagna. Ah. Cioè, cosa ci sta con quella senza testa? Che morì mentre la scimmia guardiana divenne posseduta. Quindi non c'entra niente. Oggi i fiori offerti alla memoria della sua compagna sono polvere. E chi se ne frega, non ce la mettiamo. Forza età, questa è stata ignorata. Facciamo un bel riposo. Ok. Poi, cavolo, per un pelo non siamo a 7. Sarebbe da acquisire abilità che non abbiamo ancora. Con 7 punti ci sarebbe un po' da ragionarci sopra qua, eh. Tra l'altro, io vedo che ci troviamo sempre troppo spesso senza. Vabbè, in questo caso non le ho usate, perché tanto. Cosa usavamo contro la scimmia guardiana nella prima fase? A parte forse quello che bruciava, ma. Senza testa l'abbiamo già visto, non aveva il. Non gli fregava niente del. Come si chiama? Di quello che è il castagnola, quindi. Poteva servire la castagnola con la seconda, effettivamente, perché è una scimmia normale. Però il problema è che comunque consumano 3. Quindi abbiamo talmente poco. No, anche un po' freddo, vabbè. Abbiamo talmente poco che sono 4 giorni che fa pioggia qua. Cioè, aumenta di 1 ogni volta, no? Che aumenta il numero di emblemi. Oh. Qua, come dicevo, no, non qua, ma qua non abbiamo ancora sbloccato niente, quindi non so assolutamente niente di quel ramo lì. E c'è questo, croce di Ascina. Qua facciamo il settimo allora. Vediamo cosa c'è sopra.